Il problema 20 di pagina 249 presenta la situazione di una tazzina appoggiata sul tettuccio di un'automobile, tazzina che non deve scivolare all'indietro quando l'automobile parte e quindi accelera in avanti. È una situazione classica nella quale bisogna prima di tutto individuare qual è l'oggetto da studiare. Evidentemente si parla della tazzina ed è la tazzina il punto materiale di cui dovremo studiare lo schema di corpo libero. Sicuramente, come sappiamo, alla tazzina è applicata la forza a peso, che punta verso il basso, e poi quella forza di contatto fra la tazzina e il tettuccio dell'automobile che chiamiamo forza normale. E poi c'è la forza d'attrito, perché la tazzina è ferma sul tettuccio, quindi siamo in situazione d'attrito statico. Ora, questo è il punto complicato riguardante gli attriti. Da che parte è orientata la forza d'attrito? Beh, noi sappiamo che la forza d'attrito statico è sempre orientata in modo da opporsi al possibile scivolamento. Dunque, se la tazzina rischia di scivolare all'indietro, nel momento in cui l'automobile parte in avanti, allora la forza d'attrito agente sulla tazzina si opporrà al possibile scivolamento. Dunque, la tazzina rischia di scivolare indietro, la forza d'attrito punta in avanti. Ecco, questo è un punto complicato, il punto complicato di questo esercizio. Questa è una forza d'attrito statico, anzi, siccome stiamo parlando della massima accelerazione possibile, vuol dire che siamo nelle condizioni della forza d'attrito statico massimo, quel limite oltre il quale la tazzina inizia a scivolare. D'altra parte, il fatto che la forza d'attrito statico punti in avanti ci sembra anche logico, perché la tazzina si muoverà ed accelererà in avanti. Quindi è giusto pensarci bene che la forza d'attrito sia così orientata. Dunque, vediamo allora di calcolare questa accelerazione. Come sappiamo, quindi, la somma delle forze applicate alla tazzina sarà diversa da zero. E dunque scriveremo, come sempre facciamo, che la somma delle componenti x, delle forze applicate alla tazzina sarà uguale a m per ax e la somma delle componenti y delle forze applicate sarà uguale a m a y. Ma siccome la tazzina in senso y, già ho dimenticato di dire gli assi, l'asse y verso l'alto e l'asse x nel senso del moto. Quindi lungo l'asse y non c'è movimento, nel senso che la tazzina è ferma, dunque la velocità non cambia in senso y, dunque l'accelerazione in senso y è zero. Quindi andiamo a trascrivere queste equazioni tenendo conto di quali sono effettivamente le forze applicate. L'unica forza che ha componente x è la forza d'attrito statico massimo. Trattandosi proprio dell'attrito statico massimo, la sua formula può essere scritta come mu con s per n, punta nel senso dell'asse x, quindi ha componente positiva, e questo è uguale a m per ax. Lungo l'asse y invece avremo n che punta verso l'alto e p che punta verso il basso, quindi meno mg. E tutto questo deve dare 0. Ora vediamo di risolvere questo sistema cercando di ricavare ax. Ovviamente per avere ax devo conoscere n, e allora mi conviene prima ricavare dalla seconda equazione il valore di n che è pari a m per g. Lo sostituisco nella prima equazione, mu con s per mg uguale max. Per fortuna la massa si semplifica, altrimenti non avremmo potuto risolvere il problema visto che non ci veniva fornita la massa della tazzina, ma d'altra parte questo indica anche che non ci sarà una differenza riguardo all'accelerazione massima fra corpi di diversa massa. Vediamo allora di calcolare ax. Ax è allora uguale a mu con s per g, ovvero andando a calcolarlo veramente otteniamo 1,024 che è mu con s per g 9,81
e questo dà un 2,35 come risultato del calcolo, 2,35 metri al secondo quadrato. Seconda parte dell'esercizio. Qual è il tempo minimo richiesto all'auto per passare da 0 a 15 metri al secondo senza che la tazzina si stacchi? Beh, se la tazzina non deve staccarsi, vuol dire che l'accelerazione della tazzina è quella massima che abbiamo individuato. E dunque ricorriamo alla formula dell'accelerazione. L'accelerazione è data da delta v fratto delta t. Ovvero il tempo è delta v, l'intervallo di tempo è delta v fratto ax. Se l'accelerazione è quella massima, il tempo sarà quello minimo. Delta v è sempre v finale, quindi 15 metri al secondo, meno v iniziale, che è 0, diviso ax, 2,35 metri al secondo quadrato. Il risultato verrà in secondi. Lo calcoliamo subito, quindi 15 diviso 2,35 dà un 6,38, diciamo 6,4 secondi, che è effettivamente il risultato del libro.